Esse aqui é médico. Mas eu tive isso aí. Ele é natural da cidade mais bonita do mundo, que é a minha cidade, a cidade de ele é aliás da polícia de Veneza, da cidade de Moale. Está aqui também o nome dele, Francesca, o nome dele que é missionária, filareja, o mais alguém acompanhando, né? Então, olha que igreja bonita cheia, né? E o espetáculo vai ser bonito. E vai fazer uma parte tocando lá em cima, que tem um feito diferente, depois outra segunda parte aqui embaixo, né? Então, vai nos tocar coisas bonitas. Vai explicar um pouco o que nós vamos ouvir hoje. Bom, será muito e essa aqui. Já entenderam todos? Entenderam tudo? Na prima parte do concerto, eu recebo lì sopra, dove c'è un'altra opera, cioè lo stesso, un'altra tastiera uguale a questa, e la seconda parte sono qui. Primeira parte é aplicada em cima, segunda parte é aplicada embaixo. É o mesmo órgão com dois pontos de partida. O programa se chama Da Europa ao Brasil. Todo mundo tem um programa. Se tem que ter só por aí. Ninguém fica sem. E ho voluto fare um viaggio musicale dall'Italia, Francia, Germania e poi arrivare con anche un compositore di Brasile. Io sto facendo una viaggio musicale da Europa, Francia, Germania, girando per il Brasile. Allora comincerò con un concerto di Bach che ha trascritto un brano dell'orchestra di Antonio Vivaldi che è molto compositore. E come iniziare con un brano di Bach? Que escreveu uma composição de Vivaldi, que é nosso conterrâneo, inclusive na casa. É um concerto abbastanza lungo, diviso tra parti, due parti veloci e uma parte più cantabile, più dolce e musicale. Um concerto meio completo, dividido em três partes, uma parte meio veloz, rápida e outra mais cantabile. I tre autori successivi sono tutti e tre autori italiani, Moretti, Morandi e Bellini, uno dell'Italia del nord, uno dell'Italia centrale e uno del sud. Noi siamo sempre tre autori dell'Italia, Moretti del nord, Morandi dell'Italia centrale e Bellini dell'Italia del sud. E questa è la musica che si rifà al gusto dell'opera italiana del 1800. Facile da ascoltare, molto melodica e anche la musica facile, tanto melodica, si rifà la musica del 800 melodica d'Italia. Adesso ci sono le cose che sono suonate, dopo parliamo di una seconda parte, ma film. Ma salve, vamo,
Então, passando para a segunda parte, César, não é? César Franca é um mágico que eu vou levar a escola francesa, a grande esposa, um homem que é uma música francesa, com questo pezzo finale, che come potete vedere, mi fa un po' tornare per l'utilizzo di tiri superali, perché è un pezzo molto alto. E pure gli ospedali superali sono già vinti, sai? Ma se è un homenaggio alla scuola francese, è una pezza molto interessante, importante, molto complicata per me. Vedere le sue operazioni. Quindi questo compositore Camillo, che è io in genere, in realtà, questi trapezzi, il preludio, il paesaggio, la marcia sopra, belli brani di Angelo Camilla, in realtà, figlio, che comunque fa parte di questa famiglia, grande famiglia di compositori di origine italiana, che poi sono rimasti qui a San Paolo, con un altro musicale, parenti compositori e organisti, e dei quali voglio fare un omaggio proprio alla Sinfonia. Questo compositore chi è? Italiani, famiglia italiana, avevo una di San Paolo e direi che così con questa messa scomparizione di una presentazione che è un omenaggio a questi autori brasiliani, tanto piccolo brasiliano. E chiude il concerto con il mio maestro che qualche volta sono stato molto legato, che è morto 30 anni fa. Questo compositore è stato uno dei più importanti allievi di Fernando Germani, un violinista romano che ha suonato moltissimo in America, e poi è venuto a Padova, vissuto a Padova fino a pochi anni fa, e ho avuto l'occasione di studiare con lui. E sentirò questo brano, che è un pezzo moderno, spero che possa piacere. Il brano è diviso in due parti, anche questo richiede molto uso dei piedi, come potete vedere, e è praticamente un po' nello stile di Stravinsky, come il gusto musicale del primo Novecento, e è composto appunto da una parte iniziale dove userò moltissimo i piedi, e nella seconda invece c'è una fuga dove c'è una melodia stile jazz anni 30. Quindi ma questo maestro prese un'idea musicale del jazz e la mise proprio a fondo. Quindi una parte, di uso molto più spesso. E seconda parte è il jazz. E dopo capiremo, vedremo. Te interessante o no? Sì! No, molto interessante. E dopo, in questo momento, abbiamo due colleghi.
Thank you.
Dopo tre anni, sì, sì. Sono un po' stanco, però faccio due cose, piccole serie di pazienza ancora, una molto breve di, per affrontare un po' l'aria di Vivaldi e una che scade un po' l'aria di Giuseppe Verdi e poi Thank you.
projetos sociais. Projetos sociais lá em São Paulo, em Bogotá. São Paulo, em Bogotá. Então, por isso que eu me dei de galera e ela foi para cá. Então, muito obrigado por você. Quem quer